la caponata di mare è una bomba atomica. Non ne può. Ci siamo fermati ad Aci Trezza per una sosta golosa. Come mai tutti questi paesini da queste parti si chiamano tutti Aci qualcosa? Abbiamo scoperto la fantastica storia d'amore di Aci. Io sono un socio Aci, numero di tessera 91-76-55-UTIL come Udine Torino. Un pastorello e Galatea. 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 Che si amavano, ma il problema è che questa Galatea piaceva pure a un certo Polifemo. Un tizio abbastanza simpatico e raccomandabile, non fosse altro che era alto diversi metri. Viveva nell'Etna e aveva un occhio solo. Lui la prese molto bene questa storia d'amore tra Galatea e Aci, tant'è che fracassò il corpo di Aci con un macigno e il corpo di Aci si sparse in 9 pezzi di qua e di là che corrispondono ai 9 paesi che si chiamano Aci qualcosa. Tutta stava a perderla per dirvi che siamo ad Aci Trezza, frazione di Aci Castello, dove si trova l'Anchovy Fish Bar, un posto specializzato in panini di mare, un po' come il nostro buon Damatti Street Food. Se non avete visto l'episodio dedicato a questa perla d'Abruzzo vi mettiamo il link qua. Aci Trezza per me è sempre stata famosissima per I Malavoglia di Giovanni Verga, che io ho adorato. Qui ad Aci Trezza potete anche visitare il museo della casa del Nespolo. Sono solo 2 stanze, ma è molto molto carino. Li faranno leggere ancora a scuola adesso I Malavoglia? Scriveteci se sapete di cosa stiamo parlando, perché magari siamo troppo anziani, magari adesso leggete Fabio Volo come libro di testo. Sono arrivati 2 paninetti, un burger di alici con salsa di caciocavallo e cipolla caramellata e questa fantastica bomba di ale che, come vedete, ha dei gamberi crudi, stracciatella, mango me lo ricordo più che c'è qua in mezzo, e anche 3 polpettine di pesce spada e pistacchio, giusto per non lasciarci con la fame. Una limonata e una mandarinata. È buonissimo. Caciocavallo e alici, a quanto pare, stanno bene insieme. Buono. Oddio, che felicità! Tartare di gamberone e passion fruit. Poi c'è la granella. Scusa, di passion cosa? Vabbè, passion fruit. Ma quindi non è passion fruit? No, nessuna parte del mondo c'è passion fruit. Sapevatelo. Abbiamo già detto che questa è una professoressa d'inglese molto fastidiosa. Ho fame. Studenti di tutta Italia, se volete una professoressa di inglese molto fastidiosa, contattate Alessia Edoardi per le lezioni online. Dicevo, tartare di gamberone e passion fruit, stracciatella, granella di pistacchio, cavolo cappuccio e mango e maionese alla menta. Sono in paradiso, la dolcezza del gambero col cavolo cappuccio, ragazzi. Come, scusa? Di mojito grazie alla meravigliosa maionese alla menta, è pazzesco. Polpetta di pesce spada e pistacchio. Ha una panatura spessissima e croccantissima. Si sentono proprio i pesci di pesce di pe... Si sentono proprio i pesci. Si sentono proprio. Si sentono proprio i. Si sentono proprio. Si sentono proprio i pezzi di pesce spada. Non è macinato, è spezzettato. Il mio panino alle alici era buonissimo, ma il panino di Alessia era galattico. E ti dirò, mi sono piaciute anche queste bibite. Voglio fare un po' di pubblicità. Vai. Perché a quanto pare sono delle bibite locali della Tomarchio, che scopro adesso è una ditta di Aci Reale, quindi abbiamo comprato a caso una roba a chilometro zero. Sono buone. Sto andando a dormire? Sì, sono stanchissima. Buonanotte. Buongiorno amici! Ciao! Siamo a Catania! Come potete vincere, alle nostre spalle c'è il mercato del pesce di Catania. In realtà la nostra giornata è partita ad Aci Trezza, dove ci siamo sparati, indovinate un po' che cosa per colazione. Agevoliamo il filmato! Siamo al caffè Soler di Aci Trezza, spariamoci un'altra granita per colazione. Caffè e mandorla per me, mandorla e pistacchio per la signora. E le brioche. Ma torniamo qui a Catania e cominciamo dal mercato del pesce, che mi sembra un ottimo punto di partenza per tuffarsi a bomba nel cuore della città. Da un primo sopralluogo sembra molto pittoresco da visitare, ci sono anche diversi ristorantini e osterie che si affacciano sul mercato, quindi andiamo a fare una passeggiata e poi vediamo che si mangia. Lo vedete, quando lo
Tra le nostre spalle c'è la chiesa monumentale di San Nicolò, l'Arena, ed è una chiesa veramente gigantesca. L'edificio di culto cattolico più alto e più grande della Sicilia. Di fianco alla chiesa di San Nicolò, l'Arena, c'è il monastero dei Benedettini, uno dei complessi monastici più grandi d'Europa. E questa è Piazza Duomo. C'è la cattedrale, il Palazzo degli Elefanti, c'è la Fontana dell'Amenano e dietro la fontana c'è il mercato. Allora ragazzi, ci siamo seduti a mangiare, siamo esattamente in mezzo al mercato del pesce. Siamo alla trattoria La Paglia. Cosa abbiamo ordinato? Ve lo diremo tra poco. Io ci tenevo a dire che abbiamo provato a ordinare delle sarde a beccafico per antipasto e non ce le hanno portate perché non ci sono fresche. È sempre un buon segno quando un ristorante di pesce ti dice questa cosa non ce l'ho. Madonna quanto profuma! Scusa, dicevi? Madonna quanto profuma! Linguina con i ricci di mare, signori. C'è un profumo di fresco che non potete sapere. Il riccio di mare, se non è fresco, non si può mangiare. È arrivata anche una linguina fantastica alle vongole per la signora. Spettacolo, veramente spettacolo. La fama di questa trattoria è giustificata. Fresco, buono, la pasta cotta pure bene, cremoso, top. Ovviamente vi deve piacere il riccio di mare, che non è per tutti. Però se vi piace, qua vi ci tuffate. Oddio ragazzi, c'è un profumo che voi non avete idea. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Posso far vedere l'olietto sotto? Guardate qua. C'è giusto un po' d'olio. Guardate che spettacolo. Ma come dice nonna Emilia? Lupasce, mo lui. Ormai un po' avete imparato a conoscerci. Se siete appassionati di cibo come noi, il mercato è la prima cosa da visitare quando si arriva in una nuova città. Le più belle esperienze dei nostri viaggi intorno al mondo le abbiamo fatte nei mercati. A proposito dei mercati, se non l'avete ancora fatto, andate a dare un'occhiata alla nostra serie sul Giappone, perché lì veramente, non dico tutti i giorni, ma quasi, abbiamo mangiato nei mercati. E vi lascio immaginare le nostre avventure. Polpo alla brace, signori. Profuma come uno Chanel numero 5. Questo Ale, tu ci impazzisci. Buonissimo, morbidissimo, saporito. Questa è una bistecca di tonno fresco. Non so quanta strada abbia fatto il tonno da vivo, ma da morto è venuto da là a qua. A bontà stratosferica. Credo che con questa serie sulla Sicilia di tonno, pistacchio, granite, li vedrete praticamente quasi tutti i giorni. Però che dobbiamo fare? Poi ci stiamo, sto sforzo lo dobbiamo fare. Per concludere il pasto, un amaro che si chiama Amaraviglia. Salute! Eppure è buono! Acqua e sale, mi fai bere con un colpo. Allora ragazzi, il digestivo tipico di Catania è il Seltz limone e sale. Da bere pericolosamente durante l'effervescenza, quindi mi devo pure spiegare. Se mi vedi sarà la suggestione. Non versi un Seltz a Catania dopo che ti sei mangiato tutto quel pesce. È uno spettacolo. Se lo volete fare alla grande, ci hanno consigliato in molti il chiosco Dusmet. Questo ragazzi, per il modico prezzo di 1,20€, vi fa digerire pure le pietre. Ovviamente non potevamo non assaggiare un arancino pure qua. Siamo venuti da Savia, una specie di istituzione qui a Catania. Volevamo fare i puristi e prendere quello tradizionale, ma ci ha tirato di più quello al pistacchio. Buona. Difficilissimo da mangiare con la barba, ma è buona. Sappiate che tutti gli assaggi che vedrete in questi video ci sono piaciuti, perché se no non ci rimettiamo per niente. Quindi decretiamo che Savia, o come si dice amici catanesi, Savia o Savia, è buona. Una bella minnuzza di Sant'Agata, ovvero una cassatella tipica di Catania, che è fatta di pan di Spagna imbevuto di rosolio, ricotta rigorosamente di pecora, cioccolato e canditi. Tutto ricoperto da glassa bianca e dalla famosa ciliegina sopra. È il seno di Sant'Agata che ci ricorda. Brava. In Abruzzo abbiamo la sisa della monaca, quindi andate a vedere la puntata che parla delle sise delle monache. Cioè,
l'hai vista che cos'è? Bella carica. Occhione e buona! Raga, per un abruzzese, dovunque trova la pecora, è gioia! Ma basta con questi stereotipi, non è vero, non è vero! Sì, sì. È vero! Allora, in realtà devo dire che la glassa bianca per me è un po' troppo dolce, però poi per fortuna spegne tutto la ricotta di pecora, che è proprio una bella ricotta. Che bella! Sì, esatto, bella! Una bella ricotta! Allora ragazzi, siamo a Ognina, un quartiere di Catania. Per arrivare qua dal centro saranno 20 minuti di macchina. Questo posto si chiama Tanitto, praticamente è una pescheria dove potete entrare e potete ordinare quello che vi pare. C'è un bancone infinito di roba cotta, cruda, da cucinare, già cucinata. Noi siamo impazziti, non so se Ale ha fatto qualche ripresa mentre stavamo così tipo bambini a Euro Disney. Che qualche anno fa addirittura funzionasse così: ordinavi qui dove siamo adesso, poi il titolare gentilmente ti prendeva il tavolino proprio così con le mani, te lo portava dall'altra parte della strada sul lungomare attraversando le macchine e ti mangiavi lì quello che avevi ordinato. Adesso sei un po' infighettito e siamo seduti su delle botti, ma a quanto mi dicono i locals qui si mangia da paura. Spiedino di pesce spada, io me lo faccio con le mani, già quando ne vengono fa paura. Buonissimo. Caponata di mare, quindi con melanzane, polpo, dei gamberetti. La caponata di mare è una bomba atomica. Non the ball. Ragazzi, parmigiana di spada. Mamma mia ragazzi, buona. Mamma mia. Vai con l'involtino di gambero. Oh là là. Involtino di pesce con dentro il gambero. Ah, quindi è pesce fuori, gambero dentro. Santa Maria. Involtino di alici con i pinoli. Che bontà, Madonna santa quanto è buono. Buono, buono tutto. Un voltino di pesce spada, formaggio e cipollotto. E guardate che roba, salsiccia di pesce spada. Guarda, guarda. Non lo so, io non c'ho più le parole. Tutto buonissimo. Mi da piangere. Madonna santa. Ragazzi, pesce e formaggio qua giù va fortissimo. Vi prego, replicatelo in Abruzzo. Facciamolo, perché fa paura. Ricordiamo agli amici non abruzzesi che fa paura. Fa paura è un complimento, esatto. È buonissimo, significa. Salsiccia di spada. Buonissima, una salsiccia di spada. Allora, intanto ragazzi, mi sono scoperto un fan della birra messina e i crudi. Tartufi, fasole e ostriche. Quando te li mangi diventi 5 anni meno. Lui ti sembra troppo volentino. Lui è il signor Nitto, il titolare. Io non vi dovevo. Il video. Ostrica, sa va sandir. Vabbè, buonissima, freschissima. Sapete già della nostra passione per le ostriche, mi sa che ne abbiamo parlato in alcuni episodi. Vi invito ad andarvi a vedere l'episodio di Viaggio in Giappone dedicato alla cena di ostriche ad Hiroshima. Una più buona dell'altra. Molto bene ragazzi, cena finita. Che ne pensi signora? Tutto buonissimo. Tornerei adesso a prendere quel pesce spada ripieno di cacio e ripieno di pollotto. Per tutta quella bontà di Dio abbiamo speso 50 euro. In due. Una piccola precisazione: noi siamo andati a mangiare da Frutti di Mare da Nitto. Lo trovate così su Google Maps, perché giusto a fianco c'è un altro Nitto, mi sembra Taverna del Mare, una cosa del genere, che non è la stessa cosa. Magari è pure buonissimo, però noi non ci siamo stati. Un'altra cosa per tutti gli amici catanesi, siculi, che stanno per scrivere sotto questo video: ma come, ma non avete assaggiato gli arrusti e mangia? E per tutti i non siciliani che non sanno di che stiamo parlando, abbiate fede, aspettate il prossimo episodio, perché l'avventura catanese non è finita qui, ma è finita sicuramente la giornata. Quindi intanto chiudiamo questo episodio. Seguiteci come sempre sui nostri social, Facebook, Instagram, YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest e il blog. Soprattutto sul blog www.wherethefoodisgo.com. Vabbè, ci andiamo a dormire. Buonanotte, alla prossima.